E adesso ci spostiamo nel Padovano, in mostra le opere realizzate con i mattoncini, le vedete, migliaia di appassionati e i bambini non sono la maggioranza. Arianna Garavaglia. Il treno corre veloce davanti a una piazza e costeggia i palazzi e la chiesa. Una scena quotidiana ma in miniatura, perché tutto il quartiere è costruito con i mattoncini Lego. Giostre, treni, ruote panoramiche sono le creazioni artistiche esposte a Borgo Brick, sesta edizione della manifestazione dedicata ai mattoncini di Borgo Ricco, comune nel Padovano. Tra gli stand quello di Mirko, con le sue astronavi ispirate a Star Wars, che crea da zero dopo mesi di lavoro. La cosa interessante è che per questi progetti abbiamo realizzato anche dei kit di illuminazione a LED che si integrano perfettamente nella costruzione per dare, ad esempio, come in questo esempio, l'effetto dell'illuminazione dei motori. L'amore tragico di Paolo e Francesca, il Minotauro, il traghettatore Caronte. Fabio ricrea la Divina Commedia con i mattoncini, costruisce personaggi e mette in scena gli episodi dell'inferno. Il ritratto è il classico Dante Alighieri, quindi col vestito rosso, il naso. Questo invece è un altro personaggio famoso, forse uno dei canti che mi è piaciuto di più della Divina Commedia, che è Ulisse. Avvolto nelle fiamme, Dante lo mette all'inferno e quindi ho raccontato la storia di Ulisse. A Borgo Ricco sono migliaia i visitatori, tante le famiglie, con adulti interessati quanto i bambini. Una grande passione per voi? Lego è una grande passione per noi, è una grande passione per i piccolini e una tremenda passione per i grandi. Anche da grandi si continua a giocare con i Lego? Io direi che si gioca di più da grandi che da bambini.